Bentornati sul mio canale. Oggi breve video per parlarvi di un altro coltello che ho acquistato. Prima di cominciare, però, vi invito a iscrivervi al mio canale. Mi aiutate a crescere e così posso portare nuovi contenuti. Allora, questo coltello è marca Stubai, numero 510521, acquistato su Amazon a poco più di 20 euro. Vi lascio il link in descrizione insieme al resto dell'attrezzatura che io utilizzo felicemente. L'ho acquistato perché le recensioni erano tutte positive, o quasi tutte positive. E effettivamente posso confermare che è così, perché è da circa 2 mesi che lo utilizzo quasi tutti i giorni. Ed effettivamente il rapporto qualità-prezzo è eccezionale. Allora, vi arriva in questa custodia in plastica morbida, che secondo me è inutile, avrei preferito un altro tipo di packaging. Dall'altro è molto pericoloso estrarre il coltello da questo astuccio, perché va tirato via per la lama, insomma, non è il massimo. Io consiglio di gettarla da una parte e, vista la situazione, mi sono subito autocostruito una specie di cappuccio, chiamiamolo così, con del semplicissimo cartone e del nastro carta, in modo tale che posso proteggere la lama e proteggere anche le mie mani da eventuali incidenti. Ok. Questo coltello è prodotto in Austria e già a prima vista si può apprezzare la robustezza e la qualità dei suoi materiali. Il manico è in faggio e la lama è in acciaio al carbone. Il tagliente misura esattamente 4 centimetri, mentre il coltello per intero misura poco meno di 20 centimetri. La prima cosa che risalta all'occhio è questo manico dalla forma affusolata, apparentemente lungo, ma che in realtà permette un'ottima presa, permette di imprimere una certa forza al taglio. Ho visto in rete che in molti vanno a personalizzare il manico andando, per esempio, a tagliare, ad eliminare la punta, ma io onestamente non ne vedo la necessità. Come dicevo prima, utilizzo questo coltello da diverse settimane e l'ho affilato con la coramella solo una volta quando mi è arrivato a casa. E ancora intaglia benissimo. Vi mostro su un pezzo di scarto con quale facilità riesce ad asportare legno. È una cosa fantastica. E io con questo Stubai ho intagliato il mio gnomo. E mi pare sia venuto un ottimo lavoro. Ok, io penso di avere detto tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E alla prossima. Ciao a tutti.